Diritti umani in collaborazione con il CESPI, l'Osservatorio dei Diritti Umani del Centro di Studi di Politica Internazionale. Il Presidente della Commissione dei Diritti Umani, Senatore Giorgio Fede, è connesso in remoto, purtroppo è risultato positivo al Covid e quindi non può essere presente come avrebbe desiderato. Lo ringraziamo molto per aver accolto la proposta di organizzare in questa sede così autorevole questa iniziativa sulla creazione di un'autorità nazionale per i diritti umani in Italia, una prospettiva internazionale, e gli do senz'altro la parola per il suo intervento introduttivo. Prego, Presidente. Spegnere i telefonini sul tavolo di presidenza, per favore. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Io mi scuso per non poter essere in presenza. E purtroppo con la situazione del Covid e non è possibile essere con voi, ma con piacere da remoto cercherò di partecipare. Un attimo che provo a cambiare l'impostazione perché con l'interpretariato mi rientra. Ok, vediamo se funziona meglio così. Allora, di nuovo buongiorno, grazie, scusate la presenza da remoto e cominciamo subito. Innanzitutto ringrazio il professor Nicoletti che oggi mi darà, oltre che la sua gradita presenza, una collaborazione nel moderare compatibilmente con questa modalità ibrida, insomma, quindi dobbiamo adattarci alle circostanze. Parto subito con i ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio l'onorevole sottosegretario Benedetto Della Vedova per la sua partecipazione e la vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali, la professoressa Carina Ferroni. Ringrazio chiaramente inoltre il professor Michele Nicoletti, professore ordinario della Facoltà di Lettere e Filosofia e della Scuola di Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Trento, già presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Ringrazio anche Matteo Mecacci, direttore dell'ODIR, l'importante istituzione dell'OCSE, posta a garantire i diritti umani e la regolarità dei processi democratici. Grazie poi alla dottoressa Marianna Runardini del CESPI. Last but not least, grazie anche ai nostri ospiti stranieri che con me oggi sono collegati, nello specifico Michele Flaherty, direttore dell'Agenzia per i diritti umani dell'Unione Europea, ricordo che la Commissione dei diritti umani ha potuto incontrare il direttore lo scorso ottobre, e Catherine Mewissen, senior human rights expert del network europeo che riunisce tutte le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani. Ringrazio inoltre l'Osservatorio per i diritti umani del CESPI per aver promosso con noi questo importante incontro. Poche parole per introdurre appunto l'inizio di questi nostri lavori odierni. L'anno prossimo avremo un'imbarazzante ricorrenza. Saranno infatti 30 anni dall'approvazione della risoluzione 48-134 che impegna tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite a dare vita ad un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani. Sarebbe veramente un peccato se dopo tante promesse e tanti impegni presi l'Italia si presentasse a questo appuntamento ancora priva di questo importantissimo strumento. Oggi avremo l'opportunità, direi meglio il privilegio, di ascoltare la testimonianza di chi si impegna quotidianamente in difesa dei diritti umani e potremo apprezzare nella sua pienezza l'importanza di questo passaggio. Purtroppo ad oggi, ad ogni verifica periodica del Consiglio per i diritti umani di Ginevra, questa mancanza viene rimproverata al nostro Paese. La scorsa verifica OPR del 2019, ben 41 delle 306 raccomandazioni rivolte all'Italia riguardavano l'istituzione nazionale indipendente. È un tema rispetto al quale la Commissione per i diritti umani del Senato non è stata assente. Ricordo solo il lavoro delle ultime due legislature. Il mio predecessore nella 16ª legislatura, il senatore Pietro Mercenaro, fin dal 2008 aveva presentato un disegno di legge
cui si è aggiunta una DDL del governo a prima firma del Ministero degli Esteri pro tempore Franco Frattini. Questo testo è giunto all'approvazione in prima lettura al Senato il 20 luglio 2011. Alla Camera il testo fu approvato dalla Commissione Affari Costituzionali, ma la conclusione della legislatura non permise il passaggio in aula. Nella scorsa legislatura il Presidente e il mio predecessore, che tutti conosciamo ed apprezziamo, Luigi Manconi, presentò un disegno di legge insieme alla senatrice Elena Fattorini e con il senatore Riccardo Mazzoni, entrambi membri della Commissione diritti umani. Ma nonostante un grande lavoro da parte loro di tutti, non fu possibile portare avanti questi progetti. Veniamo ad oggi. In questa legislatura il disegno di legge è partito dalla Camera dei Deputati, dove è stato condotto un lavoro veramente encomiabile dal collega Presidente della Commissione Affari Costituzionali, Giuseppe Brescia. Tra i disegni di legge recenti presentati in Senato vorrei ricordare quelli delle colleghe Michela Montevecchi e Valeria Fedeli e quello del mio predecessore, anzi della mia predecessora nel ruolo di Presidente della Commissione diritti umani, Stefania Bucciarelli, oggi sottosegretaria del governo Draghi. Quest'ultimo disegno di legge è stato riproposto in forma di emendamento alla legge di delegazione europea e trasformato in ordine del giorno accolto dal governo. L'ordine del giorno in sostanza cristallizza tre principi. Uno, che occorre lavorare insieme di concerto tenendo conto di tutte le proposte. Due, che è necessario procedere senza dimenticare i vincoli di bilancio. Tre, che è necessario tener conto delle istituzioni che già oggi si occupano dei diritti umani in Italia. In questo senso, mi pare giusto ricordare innanzitutto il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, presieduto dal Ministro Fabrizio Petri, e non solo per il grande ruolo di raccordo che svolge dell'esecutivo rispetto alla funzione di tutela dei diritti umani fondamentali della persona, ma anche per la funzione di stimolo e di supporto che ha efficientemente svolto nel corso delle scorse legislature in termini di sostegno culturale e tecnico alle diverse iniziative sul tappeto. Ma parlando di diritti umani in Italia, non posso non ricordare altre importanti istituzioni. Mi riferisco ad esempio al Garante Nazionale per le Persone Private della Libertà Personale, che ha presentato in pochi giorni fa la sua relazione alle Camere, proprio qui in Senato, alla presenza del Presidente della Repubblica. Ma penso anche all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni, l'UNAR, punto di contatto per la strategia nazionale di inclusione della popolazione Rom, e al Garante per la protezione dei dati personali, chiamata in causa dal disegno di legge Cucciarelli, che ha ipotizzato di affidare il compito di istituzione indipendente proprio alla privacy, qui autorevolmente rappresentata dalla professoressa Cerina Ferroni. In linea di difesa, chiamiamola così, che il nostro Paese porta avanti quando alle verifiche periodiche sui diritti umani del Consiglio di Ginevra all'Italia viene rimproverata l'assenza di un'istituzione nazionale indipendente, trovo uno snodo nella presenza di una pluralità di soggetti autorevolmente posti a protezione dei diritti fondamentali della persona, tra cui, non me ne vogliono i presenti, anche questa Commissione e il Comitato per i diritti umani nel mondo della Camera. Certo, in questo caso parliamo dei principi di Parigi e di coinvolgimento proattivo della società civile. Eppure il tema di raccordo dell'Istituzione Nazionale Indipendente dei Diritti Umani con il sistema di tutela dei diritti delle persone non può essere eluso. Vi lascio come interrogativo a chi, più autorevolmente di me, prenderà ora la parola. Grazie. Passo la parola quindi al sottosegretario Benedetto Della Vedova. Che trarrà le conclusioni del dibattito poi che ci sarà nella mattinata. Saluto cordialmente i relatori, quelli collegati anche da remoto e tutti presenti. Ringrazio il senatore Giorgio Fede anche per la sua introduzione che è entrata bene nel merito. Come diceva Fede, ricorrono ormai 30 anni, ahimè. Io posso testimoniare anche direttamente, soprattutto in questo mandato dove mi è stata assegnata la delega sui diritti umani, lo dico anche ai parlamentari che ci seguono, che questo è un tema e resterà un tema, qualunque maggioranza, qualunque governo, di qualunque estrazione politica sarà il prossimo sottosegretario che si occuperà dei diritti umani, ahimè nei confronti delle istituzioni internazionali in particolare, partirà svantaggiato anche per quel che riguarda, come sappiamo, le
revisioni periodiche, noi abbiamo questo vulnus, che è un vulnus difficilmente comprensibile, difficilmente spiegabile a distanza di 30 anni, perché non è una cosa partisan, non è una cosa che favorisce qualcuno piuttosto che qualcun altro. L'autorità nazionale per i diritti umani c'è in paesi che hanno governi molto differenti tra di loro, e in Italia non c'è, e quindi dobbiamo da una parte aver presente che rimarremo comunque con questo vulnus se non ci sbrighiamo, e dall'altra parte che bisogna affrontare questo tema in modo molto laico, non deve diventare, non è un tema che possa dividere, appunto, e le esperienze internazionali lo dimostrano. Ci troviamo nuovamente riuniti per parlare dell'istituzione di una National Human Rights Institution. Con il tempo alcuni di noi sono diventati dei veri e propri veterani di questa campagna, veterani controvoglia, perché continuare ad essere inadempienti significa mancare un'opportunità di crescita e di avanzamento della nostra democrazia e della nostra società. Come sapete, la Commissione Affari Costituzionali della Camera prosegue l'esame in sede referente del testo unificato delle varie proposte di legge. Con il mio staff abbiamo esaminato una per una le 930 proposte emendative presentate dai gruppi parlamentari, e in occasione della seduta del 30 marzo scorso ho dato parere conforme a nome del Governo alla proposta del relatore, onorevole Brescia, di respingere emendamenti che erano di carattere ostruzionistico e di accantonare invece quelli presentati per migliorare il testo in linea con i principi di Parigi, soprattutto quelli che salvaguardano l'indipendenza dall'istituenda commissione. Da allora l'esame procede a rilento, molto a rilento purtroppo, certo ci sono emergenze che premono, ma dobbiamo lavorare perché questa diventi una urgenza dell'ultima fase legislativa di questa legislatura. C'è una scadenza elettorale alle viste e quindi si pone il problema di come evitare che per l'ennesima volta anche in questa legislatura vi sia nulla di fatto. Un incoraggiamento tempestivo è venuto dall'ordine del giorno a cui faceva riferimento il Presidente Fede del 5 aprile scorso, presentato da senatori della Lega, prima firma della senatrice Casolati, che naturalmente è stato accolto con parere favorevole dal Governo, dal sottosegretario Amendola. In quell'ordine del giorno si impegna il Governo ad adottare, tenendo conto di tutte le proposte esistenti sul tavolo su tale argomento, iniziative volte a dar vita a un'istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani. Abbiamo quindi avviato una esplorazione di tutte le vie percorribili, una possibilità si è aperta nel contesto dei lavori dell'adozione della prossima legge europea. L'ipotesi è quella di inserire il testo minor, quello su cui fu trovato un accordo in prima commissione e presentato come emendamento alla legge di delegazione europea in questa legislatura nel 2020. Purtroppo quell'emendamento fu dichiarato inammissibile in quanto estraneo al provvedimento in quell'occasione. Nel corpo della proposta di legge, l'ipotesi attualmente in discussione tra le amministrazioni competenti, quindi non come emendamento ma come elemento del testo di legge della legge europea. L'aggancio con il diritto comunitario è più che un aggancio, è il varo da parte della Commissione europea entro la fine del corrente anno della direttiva di riordino degli equality bodies europei. Rebus sixtantibus, infatti, l'Italia rischia di sentirsi nuovamente riproporre le censure relative all'assenza di indipendenza dell'UNAR, ci torno tra un attimo, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, già oggetto di una procedura di infrazione. Le attese della Commissione europea sono che l'Italia abbia provveduto nel frattempo ad istituire un organismo indipendente, quello di cui discutiamo oggi, in ottemperanza alla risoluzione 14.134 del 93, da cui, come ci
ricordava il Presidente Fede l'anno prossimo ai 30 anni, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e nel rispetto dei criteri di Parigi. In questo senso la legge europea può costituire lo strumento adatto nel pieno rispetto dell'applicazione della legge 234/2012, che è la legge che definisce appunto l'iter della legge, i contenuti e iter della legge europea. Ovviamente, dico da parlamentare ai parlamentari, la via maestra o comunque la scelta migliore sarebbe quella di proseguire l'iter parlamentare e trovare uno spazio in questo fine legislatura, ma deve essere uno spazio congruo sia in termini di tempo che in termini di volontà politica. E quindi, sapendo che in fine legislatura si affastellano le cose e potrebbero esserci problemi di tempi, anche qualora vi fosse, si confermasse una volontà politica, tenuto conto di questo, considero l'ipotesi dell'inserimento nella legge europea qualcosa anche di più di una rete di protezione o polizza assicurativa, ma una via che potrebbe prima affiancarsi e poi nel caso sostituire quella di un iter parlamentare consono. E d'altra parte tutta la discussione che abbiamo avuto, i testi presentati, le iniziative pubbliche, le iniziative scientifiche che ci sono state, gli interventi sulla stampa e sui media, ci consentono di dire che in questo caso il criterio tra i principi di Parigi, il principio dell'ampia legittimità pubblica sarebbe ampiamente soddisfatto per quanto si è discusso in questi 30 anni. Due parole sul parere giuridico sul testo unificato all'esame della prima commissione della Camera elaborato dall'ODIHR e diramato all'inizio di aprile, e approfitto della presenza dell'amico Matteo Mecacci che saluto. Ecco, quella legal opinion è molto esaustiva e raccomanda modifiche e miglioramenti in linea con i principi di Parigi che trovano la mia condivisione, e in particolare condivido la raccomandazione sul mandato dell'istituendo organismo, sulla sua indipendenza, sull'immunità funzionale, sulle disposizioni transitorie, sul finanziamento. Questi correttivi sono importanti perché lo sforzo da compiere non si esaurisce con l'adozione di una legge istitutiva, quasi 30 anni come abbiamo detto, ma di creare un organismo che funzioni in maniera trasparente, con risultati misurabili e senza sovrapporsi ad altre autorità indipendenti che hanno dato finora buona prova. Non può essere ovviamente un organismo di facciata. L'obiettivo non deve essere a questo punto, a maggior ragione, di averla per averla, ma di avere, facendo tesoro dell'esperienza anche di chi l'ha istituita prima di noi, di avere un organismo che funzioni. E il Presidente Fede già ha fatto una sorta di elenco di altre autorità che in qualche modo possiamo considerare affiancabili. Voglio ribadire, l'ha già detto il Presidente Fede, che non c'è nessuna volontà di sovrapposizione. Noi, l'istituzione di questa autorità colmerebbe un vuoto che anche le altre istituzioni lasciano, e cito solo due a titolo di esempio: l'istituenda istituzione nazionale dipendente per i diritti umani non sostituirà e non potrebbe sostituire l'UNAR. I loro compiti sono distinti: da una parte l'attività di monitoraggio e di indagine indipendente, che ha il compito di individuare preventivamente situazioni critiche che richiedano correttivi legislativi e o amministrativi, prima di venire sanzionati dalle corti di Strasburgo, di Ginevra, di Bruxelles o del Lussemburgo. Mentre l'UNAR continuerà a garantire il diritto alla parità di trattamento, fornendo assistenze concrete alle vittime in base alle linee guida del governo. Quindi da una parte c'è un'istituzione indipendente, da una parte c'è un'agenzia governativa, quindi non c'è sovrapposizione. Potrebbe esserci,
casomai una cooperazione di fatto, ma non c'è, e men che meno sostituirà, e non lo dico solo per l'autorevole presenza di questa mattina, sostituirà o potrà sostituire l'autorità garante per la protezione dei dati, vicepresidente Ferroni lo sa benissimo, che è tributaria di compiti definiti dal regolamento dell'Unione Europea 216-679, dal codice per la protezione dei dati personali e da vari altri atti normativi italiani e internazionali. Su questo ci può essere una parziale sovrapposizione quando i diritti competono a una sfera legata alla privacy, ma anche su questo non ci sono, ci sono spazi differenti che vanno coperti nell'interesse dei cittadini, della loro libertà, dei loro diritti, vanno coperti con istituzioni specifiche. Noi non abbiamo la volontà di come dire, generare istituzioni dopo istituzioni dopo istituzioni, ma questo spazio è uno spazio che è ben preciso, che è ben definito, che ha 30 anni di esperienza sul campo da parte, un po' meno per le istituzioni, ma da parte delle istituzioni nei principali paesi diciamo, a cui possiamo guardare. Per chiudere, ricordo come il pacchetto Next Generation EU e la condizionalità sulla rule of law, così come la relazione annuale della Commissione europea dello Stato di diritto nell'Unione europea, conducono anch'essi in maniera ineludibile ad avere un approccio sistemico rispetto alla quale l'Italia, con questa grave inottemperanza, continua a dare l'impressione di non voler cogliere la portata. E consentitemi di chiudere con un pensiero a quanto sta accadendo in Ucraina, vittima dell'aggressione russa. Questo ci ricorda quanto sia importante difendere le nostre società aperte, i nostri sistemi democratici basati sul rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. E io credo che la discussione che abbiamo e che avrete oggi è su questo, è su come meglio radicare la tutela dei diritti umani, la tutela dei diritti individuali in Italia. E poi chiudo come avevo iniziato: dobbiamo assumerci la responsabilità di evitare che l'Italia perda questo slot, cioè questa legislatura, e che si riparta da capo, così anziché i 30 anni arriveremo ai 35. Grazie mille. Grazie a lei, sottosegretario. Passerei a questo punto al secondo intervento, quello del dottor Michael O'Flaherty, direttore dell'Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali, che chiaramente non può essere con noi, ma ci ha lasciato un videomessaggio che potremmo far partire. L'Agenzia ha pubblicato nel 2020 lo studio Istituzione Nazionale per i Diritti Umani, Forti ed Efficaci, Sfide Pratiche, Promettenti e Opportunità, disponibile nel sito dell'Agenzia, in cui si analizzano le istituzioni nazionali per i diritti umani dell'Unione Europea, nonché della Macedonia del Nord, in Serbia e del Regno Unito, esaminando gli sviluppi rilevanti, le difficoltà incontrate in termini di efficacia e i modi per massimizzarne l'impatto. E direi di far partire l'intervento, grazie. Your Excellencies, Honourable Members of the Parliament, distinguished colleagues, I'm very grateful to have been invited to speak with you today, and I thank you for the kindness of allowing me to do so by means of this video message. National human rights institutions have become a clearly established part of the architecture, if you will, of human rights protection at the level of states. The national human rights institutions play a unique role
in upholding and promoting human rights. They stand in that space between the executive and society. They are publicly funded, based on a statute, but nevertheless entirely independent of the state. And in that unique location, they carry out very important functions. Mandates differ, for sure, from country to country, but typically they have elements of a reporting responsibility, a human rights analysis role, often an inquiry capacity. Some deal with individual complaints, and all of them take on functions under the applicable international human rights treaties. National human rights institutions indeed have become so central to that national architecture that they've been acknowledged by the United Nations as integral to the rule of law state. One of the key indicators of respect for rule of law under the Sustainable Development Goals is the existence of a national human rights institution that is fully affiliated, subject to the highest level of the standards set by the United Nations, the so-called Paris Principles. I myself have the experience of working inside a national human rights institution. For a number of years, I was Chief Commissioner of the Northern Ireland Human Rights Commission. And from that vantage point, I saw just how valuable these bodies are for the good working of any society. I saw how we were able to support the executive and the parliament, indeed even the judiciary, in carrying out their essential roles. I saw how we were able to promote a strongly embedded sense of human rights in sensitive frontline bodies such as the police, but also in society itself. Indeed, one of the ways we supported the embedding of human rights within our societies was by standing up for and being a partner to civil society. The key to success, I believe, and I feel that I validated this view when I led one of these bodies, is that they must be strongly law-based. When a national human rights institution talks about human rights, it should do so on the basis of the commitments that the state has freely entered into. It's on that basis that what the national human rights body is doing, what it is claiming, is objective. It's not some sense set of subjective values, but rather it's simply encouraging and working with society to honor the commitments into which it has already entered. And that is why so often, in so many places, the model for the engagement of the national institution with the state is a friendly, collegial one, rather than one marked by an adversarial quality. Now, I'm really pleased that the discussion on the establishment of such an institution is advancing again in Italy. It's important that it do so, because of course, as you know, your country is an outlier in terms of having such bodies. Italy is now one of just three countries remaining in the European Union that has not yet put in place such a body. Now, as you consider how you can advance this discussion, I'd like you to continue to count on the Fundamental Rights Agency. We're there to work with you, to partner you, to accompany you in the pathway to the establishment of an institution. Frankly, we do it because not only would the establishment of such a body be good for Italy, it would also be good and important for Europe. Thank you for your attention. Grazie mille. Un attimo che tolgo l'interpretariato che sennò. Eccoci qua. Allora, grazie. Proseguiamo con la scaletta degli interventi. A questo punto darei la parola al professor Matteo Mecacci, direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e diritti umani, l'ODIR, che è la principale istituzione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, OCSE, che si occupa della dimensione umana della sicurezza con sede a Varsavia. L'ODIR sostiene il lavoro delle istituzioni nazionali per i diritti umani e del loro staff, ad esempio organizzando un'accademia annuale, varie iniziative di capacity building, incontri con esperti e promuovendo uno scambio di esperienze. Prego, professore Mecacci, a lei la parola. Grazie, presidente Fede, sottosegretario della Vedova, un saluto anche a tutti gli altri relatori, in particolare anche al
professor Nicoletti per aver voluto coorganizzare questo evento e per l'invito a partecipare a questo convegno che è dedicato a un argomento che è molto importante per l'UDI, appunto l'Ufficio per le istituzioni democratiche e diritti umani dell'OCE, che ho l'onore e il piacere di dirigere. Le istituzioni indipendenti nazionali per i diritti umani hanno un ruolo importante di primo piano tra gli impegni assunti dagli stati all'interno dell'OCE e hanno una funzione centrale quando si tratta di monitorare il rispetto dei diritti umani. Il convegno di oggi mi offre quindi l'occasione per inquadrare il ruolo di queste istituzioni non solo nel più ampio contesto internazionale, ma anche guardando più nel dettaglio alla proposta di legge per l'istituzione della Commissione Nazionale per la Promozione e la Protezione dei Diritti Umani e per il Contrasto alle Discriminazioni, sulla quale l'UDI ha recentemente, come è stato ricordato anche dal sottosegretario della Vedova, formulato un parere legale a seguito della richiesta da parte della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. E come ex membro del Parlamento italiano, fatemi anche sottolineare come questa sia un'iniziativa molto importante e, come è stato già menzionato, da molto tempo dovuta, per migliorare la capacità delle istituzioni italiane di garantire il rispetto dei diritti umani nei confronti dei propri cittadini e cittadini. Questa infatti è una sfida, è un obiettivo che riguarda tutti i paesi dell'OSCE e tra questi vanno certamente inclusi anche quelli con più consolidate tradizioni democratiche, perché vediamo che il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto sono sotto pressione e talvolta sotto diretto attacco non solo dall'esterno ma anche dall'interno delle nostre società. La conferenza sulla dimensione umana, che si svolse a Copenaghen nel 1990, e cioè negli anni in cui furono assunti i più forti impegni dello sviluppo dei diritti umani e delle istituzioni democratiche a livello internazionale, mise nero su bianco l'impegno di tutti i paesi partecipanti all'OSCE a favore della creazione e del rafforzamento di istituzioni nazionali indipendenti nel settore dei diritti umani e dello Stato di diritto. Queste istituzioni furono concepite anche per servire come punti di raccordo per il coordinamento e la collaborazione tra le diverse istituzioni dei paesi che ne fanno parte. E questo stesso impegno fu ribadito ancora nella riunione ministeriale OSCE di Madrid nel 2007, dove furono incoraggiati nuovamente a farlo i paesi che non le avevano ancora istituite, in modo che tutti potessero essere dotati di istituzioni nazionali e organismi specializzati per combattere l'intolleranza e la discriminazione. Come già detto, queste istituzioni indipendenti sono state concepite per garantire un'ulteriore tutela della difesa dei diritti umani e svolgono quindi anche un'importante funzione di collegamento tra le responsabilità che ogni paese ha e che derivano dai suoi obblighi e impegni internazionali e diritti che poi sono poi effettivamente riconosciuti ed applicati al loro interno. Inoltre sono istituzioni che per le funzioni che svolgono, e questo è un elemento chiave che tornerò a sottolineare anche tra poco, devono poter agire in modo indipendente dal potere esecutivo, da quello legislativo e da quello giudiziario per poter così adempiere al loro mandato in modo puntuale ed efficace. Nella regione dell'OSCE stiamo assistendo a sviluppi preoccupanti per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, la crescente polarizzazione all'interno delle società democratiche, la crescita delle tendenze autoritarie da parte dei poteri esecutivi e il restringimento che si registra in alcuni paesi dello spazio garantito alle organizzazioni della società civile, ai difensori dei diritti umani e alle voci dissenzienti. Tutto questo richiama la nostra attenzione sull'importanza di avere a disposizione istituzioni nazionali che siano forti e indipendenti e quindi in grado di svolgere un ruolo cardine nella difesa dei diritti umani e garantire quindi che questi non vengano messi in secondo piano o ignorati quando si affrontano momenti di crisi. Il requisito dell'indipendenza viene sancito a chiare lettere nei principi sullo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani che furono elaborati a Parigi nel 1991, i cosiddetti principi di Parigi, e che sono stati poi successivamente adottati anche dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, come è stato ricordato, nel 1993. I principi di Parigi indicano che l'autonomia di queste istituzioni deve essere riflessa nella legge e più nello specifico nella loro composizione, nello svolgimento delle loro attività, nelle politiche da adottare e nel controllo delle risorse a loro disposizione. I principi di Parigi indicano inoltre che il loro mandato deve essere ampio, devono essere composte in modo pluralistico e devono avere a disposizione poteri e risorse adeguati.
E infine devono essere in grado di interagire e interloquire autonomamente con organizzazioni e agenzie internazionali. L'ODIHR, il mio ufficio, sostiene attivamente l'Istituzione Nazionale per i Diritti Umani nella difesa e attuazione di questi principi ed interviene quando la loro autonomia viene minacciata all'interno della regione dell'OSCE. Fatta questa premessa, la seconda parte del mio intervento è dedicata al parere legale che abbiamo formulato sul disegno di legge sulla creazione della Commissione Nazionale per la Promozione e la Protezione dei Diritti Umani e per il Contrasto alle Discriminazioni, un parere che è stato pubblicato nel novembre del 2021 che può essere consultato. L'ODIHR accoglie favorevolmente questa proposta di legge in quanto risponde in larga parte alla necessità di istituire una Commissione Nazionale in conformità con i principi di Parigi, analogamente a quanto già avvenuto in numerosi altri paesi. E qui si tratta, va ricordato, della stragrande maggioranza dei paesi OSCE, che si è già dotata di istituzioni nazionali indipendenti sui diritti umani. Parliamo di 46 paesi sui 57 che fanno parte dell'OSCE, e tra questi lo hanno già fatto pressoché tutti i paesi dell'Unione Europea, con le sole eccezioni di Malta e appunto dell'Italia. Da questo punto di vista, la proposta di legge in discussione rappresenta anche una prima risposta da parte del Parlamento alle raccomandazioni ricevute da molto tempo per l'istituzione di una Commissione indipendente sui diritti umani da parte di diversi organi di monitoraggio e di controllo internazionale. La Commissione è chiamata a svolgere una molteplicità di funzioni. Essa servirà anche da punto di raccordo per le comunicazioni tra lo Stato e la società civile, per il monitoraggio della situazione dei diritti umani nel Paese e per la loro promozione sul piano nazionale ed internazionale. Essa avrà inoltre un ruolo importante nelle relazioni con gli organismi internazionali in questo ambito e testimonierà dell'impegno dell'Italia nel promuovere l'agenda dei diritti umani, elevando ulteriormente il suo profilo internazionale ed assicurando così il rispetto degli impegni assunti. Il nostro ufficio ha espresso un parere favorevole su molte disposizioni contenute nella proposta di legge, in particolare per quanto riguarda il riferimento esplicito ai principi di Parigi, all'indipendenza e all'autonomia della Commissione e la previsione di un ampio mandato per la promozione e protezione dei diritti umani. Al tempo stesso, però, abbiamo notato alcuni aspetti che potrebbero beneficiare di miglioramenti alla luce degli standard internazionali esistenti, in particolare quelli relativi alle garanzie fondamentali di indipendenza dell'istituzione. L'ODIHR ritiene infatti che le funzioni e i poteri della Commissione dovrebbero essere rafforzati per assicurare l'attuazione del mandato nella sua interezza e che sia necessario definire più chiaramente i suoi poteri e il suo mandato per evitare potenziali conflitti e sovrapposizione di ruoli con altre istituzioni nazionali di promozione e protezione dei diritti umani. Positiva sarebbe anche l'introduzione di ulteriori garanzie per rafforzare l'indipendenza e l'autonomia della Commissione, compresa la sua indipendenza finanziaria e l'autonomia nella gestione delle risorse umane. Riteniamo inoltre che la proposta di legge potrebbe garantire una composizione più plurale della Commissione, assicurando che il processo di nomina e revoca dei suoi componenti sia conforme agli standard internazionali di trasparenza. I componenti della Commissione inoltre dovrebbero godere di immunità funzionale ed essere quindi protetti da responsabilità civile, amministrativa e penale per tutti gli atti compiuti in buona fede e nell'esercizio delle loro funzioni. Per l'analisi approfondita dei singoli aspetti rimando al testo del parere che, come già indicato, può essere consultato sul nostro portale. In questa sede mi preme ribadire la piena disponibilità del nostro ufficio a proseguire la collaborazione con il Parlamento su un argomento di grande importanza e mi auguro che la discussione di oggi possa contribuire a fare passi avanti. Infatti la nascita di questa istituzione può solo portare benefici ai cittadini e alle cittadine italiane, contribuire ad aumentare gli strumenti concreti a disposizione per far sì che il rispetto dei diritti umani sia sempre più centrale nelle attività di tutte le istituzioni e delle agenzie governative quando hanno a che fare con i diritti delle cittadine e dei cittadini. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie al direttore Meccacci. Il presidente Fede mi ha chiesto di proseguire nella moderazione dell'evento, cosa che faccio volentieri, ma lui continua a seguirci e poi interverrà nelle conclusioni. Come avete visto, questo incontro è strutturato in modo da poter dar voce alle istituzioni italiane. Abbiamo sentito il presidente Fede, presidente della Commissione del Senato,
il sottosegretario della Vedova a nome del governo, le istituzioni più alte della nostra Repubblica sono state qui rappresentate e ci è stato raccontato anche dell'impegno di altre istituzioni, a partire dalla Presidenza della Repubblica, per l'istituzione di questa autorità. Nella seconda parte abbiamo voluto coinvolgere autorità internazionali con l'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'OSCE, in particolare l'ufficio dell'ODIR con il direttore Mecacci, e conclude questa orizzonte internazionale Katrin Moivissen, che è la coordinatrice dell'ente che raccoglie le diverse autorità internazionali indipendenti nell'ambito dei diritti umani e che più volte è intervenuta nei nostri convegni per sottolineare l'importanza e l'urgenza dell'istituzione di questa autorità da parte del nostro Paese. La ringrazio per questo ulteriore impegno e le do volentieri la parola. Thank you very much for that very kind introduction and for inviting me today to this important debate on behalf of ENRI, the European Network of National Human Rights Institutions. ENRI Connect strengthens and supports all national human rights institutions across Europe. Rappresentiamo tutte le istituzioni di diritti umani in tutta Europa, across the wider European region, and in 25 out of the 27 EU member states. In 25 dei 27 Over stati half of our members also have the mandate of equality body under the EU equality directives. Siamo una delle più grandi istituzioni di diritti umani in tutto il mondo e facciamo parte dell'Alleanza Mondiale delle Istituzioni Nazionali dei Diritti Umani. Seguiamo con attenzione da anni l'istituzione di un'eventuale istituzione di un organo italiano per la tutela dei diritti umani. E lo scopo di ENRI oggi è di convincervi dell'importanza fondamentale per l'Italia di lavorare sull'istituzione di un organo forte e indipendente. E quindi vi parlo oggi di due aspetti in particolare. Primo, the added value of NHRI for human rights, democracy, di questa agenzia per i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. E in secondo luogo, l'importanza crescente in Europa per il fatto che ogni Stato abbia una istituzione di questo tipo. I hope that after my intervention you will be as convinced as we are that the swift establishment of an NHRI in Italy is much needed. L'istituzione di un organo di questo tipo in Italia dipende, è basata su un disegno di legge che è molto già molto buono, ovviamente può essere totalmente migliorato, come ha detto adesso Mecacci. E i legislatori italiani dovrebbero prendere la guida e permettere all'Italia di entrare a far parte di quella grandissima maggioranza di Stati europei che hanno già un organo di questo tipo. Given the context of this meeting, I would like to start with addressing why it is important to establish, sottolineando perché è importante istituire un organo di questo tipo e anche perché questo organo è di completamento, senza sostituire altri organi che si occupano di diritti umani o che si occupano di diritti in generale e che sono già operativi nel paese. Allora, in primo luogo, mandato ampio per affrontare le questioni principali dei diritti umani, dei diritti umani civili e socio-economici, e quindi le questioni dei diritti umani hanno un impatto strutturale sulla democrazia e lo Stato di diritto. Durante la crisi del Covid-19, per esempio, in Europa gli organi di diritti umani, le autorità dei diritti umani
hanno valutato l'impatto delle misure anti-Covid sui diritti umani e hanno anche valutato, esaminato se tante misure fossero in linea con la necessità di tutelare i diritti umani, quindi come trovare un giusto equilibrio fra il diritto alla libertà umana, la libertà di movimento, con la necessità di tutelare la tutela della salute dei cittadini durante una pandemia. Attraverso Henry si è valutato l'impatto per i diritti umani di anche altre questioni, altre sfide mondiali, tipo il riscaldamento globale, e collaboriamo anche con l'ODIHR dell'OSCE. Qualche settimana fa abbiamo organizzato una settimana di formazione sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, rapporti fra intelligenza artificiale e diritti umani. In secondo luogo, Henry cerca di riconoscere che l'autorità per i diritti umani fa parte del sistema di pesi e contrappesi di uno Stato democratico, perché è importante valutare le azioni di tutti gli organi dello Stato dal punto di vista del loro impatto sui singoli e sulla società. E l'Henry cerca di basare le proprie azioni sulle informazioni che riceviamo dai singoli, dalle organizzazioni sociali, e di conseguenza cerchiamo di aiutare i legislatori a redigere le leggi giuste nell'ambito della tutela dei diritti umani. E poi abbiamo anche una parte importante nel garantire la responsabilità e l'accesso alla giustizia, per esempio attraverso campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, e da questo punto di vista il disegno di legge italiano mi sembra completo. E poi ovviamente incoraggiamo anche interventi innanzi ai tribunali, e a livello regionale Henry può intervenire presso la Corte Europea dei diritti umani come amicus curiae, e adesso Henry è intervenuta presso la Corte Europea dei diritti umani in alcune cause molto importanti che riguardano l'accesso all'aborto, che è anche una questione importante in Italia, e il diritto a un ambiente sano, salubre. E poi Henry cerca anche di fungere da ponte fra i singoli, la società civile e le istituzioni statali, e quindi interveniamo con soggetti regionali nelle questioni nazionali. E l'Henry cerca di garantire il rispetto dei principi internazionali e delle procedure internazionali dei diritti umani, come per esempio l'esame periodico dell'ONU e l'applicazione dei giudizi e delle sentenze della Corte Europea dei diritti umani, rispetto anche allo Stato di diritto. E da ultimo, ma non meno importante, l'Henry cerca di essere un soggetto importante ed affidabile sia a livello internazionale sia a livello nazionale per garantire il rispetto degli standard internazionali a livello locale e statale. E quindi l'esame, la peer review nazionale viene anche svolta da noi, è importante, la facciamo in collaborazione con l'ufficio ONU dei diritti umani e l'Henry cerca di intervenire presso i soggetti internazionali e i soggetti statali nello stesso momento. Parliamo del ruolo delle aspettative in Europa, perché ogni paese ha caratteristiche diverse. Come è già stato detto da altri oggi, l'Italia è uno degli ultimi paesi europei con il quale l'Henry nel quale non c'è un'autorità
c'è un quadro, il quadro generale europeo chiarisce l'importanza di un'autorità statale forte che possa garantire la democrazia e lo Stato di diritto. E nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, che sono già stati citati stamattina, c'è uno degli indicatori, è una società giusta e pacifica. Il rispetto dei principi di Parigi è fondamentale in tutti i paesi del mondo nei prossimi anni e crediamo che sia fattibile per la regione europea rispondere a questo obiettivo e speriamo sinceramente che l'Italia potrà aiutare la regione europea a raggiungere questo obiettivo. Il Consiglio d'Europa, attraverso il Comitato dei Ministri, ha adottato l'anno scorso una raccomandazione su autorità nazionali forti e indipendenti, l'importanza di questi organi. E questo ovviamente riguarda gli Stati e questa raccomandazione sostiene e rafforza i principi di Parigi. E quindi questa raccomandazione sottolinea l'importanza di questi organi, di queste autorità, in modo da garantire ai cittadini accesso all'informazione e per sottolineare la collaborazione fra Stati ed ENRI. L'applicazione di questa raccomandazione è una priorità strategica del Comitato dei Ministri entro il 2025, perché l'applicazione della revisione della raccomandazione verrà sottoposta a revisione. E l'Italia l'ENRI ha adottato un piano di azione da qui al 2025 e daremo conto dell'applicazione di questa raccomandazione in ogni Stato del Consiglio d'Europa. Il risultato dovrà essere il processo di questo esame verrà discusso già in Consiglio dei Ministri del 2023 e il nostro obiettivo sarà quello di promuovere l'applicazione della raccomandazione negli Stati membri e anche presso il Consiglio d'Europa. A livello di Unione Europea, l'ENRI cerca di migliorare l'architettura dello Stato di diritto. L'applicazione e la nostra opera di sostegno all'Unione Europea per garantire la presenza dell'ENRI in tutti gli Stati membri in modo da poter collaborare con i focal points statali e l'ENRI fa parte di un progetto che nei prossimi due anni rafforzerà l'impegno dell'ENRI nell'applicazione della Carta Europea per i Diritti Umani e questo in tutto dal 2020 l'ENRI lavora sul rispetto dello Stato di diritto in tutta l'Unione Europea e l'ENRI parteciperà e ha redatto una relazione sul Stato di diritto nell'Unione Europea che verrà pubblicato il prossimo mercoledì. L'ENRI sostiene con forza l'istituzione di un'autorità per la tutela dei diritti umani in Italia. Potete chiedere a noi, rivolgervi a noi in qualsiasi momento se avete bisogno di sostegno tecnico o aiuto per quanto riguarda i principi quali sono le ultime novità, gli ultimi esempi che possiamo dare per quanto riguarda l'adozione di altre misure simili in altri paesi europei. Grazie
sarà importante garantire la democrazia e lo Stato di diritto in Italia, in Europa e in tutto il mondo. Grazie mille. Grazie a Katrin Moivissen, ci uniamo anche noi a questa speranza di poter dare il benvenuto presto nella famiglia delle diverse istituzioni indipendenti anche a una nuova autorità italiana. Ci ha ricordato un punto molto importante, non solo il fatto che l'Italia è tra i pochissimi paesi ormai priva di questo strumento, ma anche il fatto che l'istituzione dell'autorità indipendente non è solo legata a degli impegni internazionali o a un problema di armonizzazione rispetto agli altri paesi, ma è necessitata dalle gravi sfide che i diritti umani si trovano a dover affrontare. Lo ricordava già il sottosegretario Della Vedova parlando della guerra in Ucraina, Katrin Moivissen ci ha ricordato la pandemia, l'intelligenza artificiale, la sfida climatica e così via. Gli anni a venire saranno anni che vedranno appunto delle sfide progressive. L'ultima parte dell'incontro è legata a uno sguardo alle istituzioni già esistenti, e anche questo è un punto chiave della proposta, che non intende minimamente minare il valore o l'efficacia delle istituzioni esistenti, ma al contrario vuole valorizzare. Vanno spenti i microfoni dal tavolo di presidenza, o comunque tolti. Di cui il nostro paese si è dotato, come appunto il garante per la protezione dei dati personali, il garante per le persone private della libertà, l'UNAR e gli altri che sono stati già citati. E per questo siamo molto riconoscenti alla professoressa Ferroni, che è vicepresidente del garante per la privacy, che ha accolto il nostro invito e a cui do volentieri la parola. Sono io a ringraziare voi, a ringraziare innanzitutto il Presidente della Commissione Diritti Umani del Senato, il Senatore Giorgio Fede, e naturalmente l'Osservatorio Diritti Umani del CESPI, il suo coordinatore, il Professor Nicoletti, per questo invito davvero molto gradito. Io mi unisco naturalmente al coro dei relatori che mi hanno preceduta, nel senso di ribadire fermamente l'esigenza di istituire una organizzazione per la protezione e promozione dei diritti umani in conformità ai principi di Parigi, risoluzione Nazioni Unite, è stato ampiamente ricordato, nell'ottica della Costituzione italiana e di tutte le convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte. E provo a portare un contributo a questo interessante dibattito nella mia ottica, che è quella di professore ordinario di diritto costituzionale comparato e pro tempore vicepresidente di una autorità, che è quella della privacy, che ha, direi, nelle sue corde, nella sua storia, che è quella, una storia che nasce 25 anni fa, e quest'anno festeggiamo i 25 anni di attività dell'autorità, l'autorità voluta da Stefano Rodotà, nelle sue corde, direi esattamente, tutela e promozione dei diritti individuali. Il senso della mia presenza è data dal fatto che alcune proposte di legge hanno individuato esattamente nell'autorità garante, e mi riferisco al disegno di legge Atti Senato 2109 presentato a febbraio del 2021 dalla senatrice Pucciarelli, ora sottosegretario alla difesa, e mi riferisco anche all'emendamento alla legge di delegazione europea 2021, l'emendamento 1301, poi, come correttamente ricordato dal sottosegretario, opportunamente riformulato in un ordine del giorno e anche modificato nei suoi contenuti. Entrambi questi atti proponevano una soluzione che personalmente ritenevo apprezzabile nel metodo e nel merito. Nel metodo attribuire, ovviamente ripensando, riformulando, ampliando le competenze dell'autorità della privacy,
probabilmente sarebbe stato uno strumento per in qualche modo superare questo stallo istituzionale che è diventato effettivamente inaccettabile anche in una dimensione europea, e quindi fare probabilmente riprendere con un certo vigore un procedimento, lo ricordava il sottosegretario, che non dico che è arenato, ma sicuramente sta andando avanti molto lentamente. Ma direi che è più il tema del merito che interessa, è una soluzione quella in qualche modo di pensare all'autorità protezione dati come organo di riferimento, data dal fatto che oggi direi il diritto costituzionale dei diritti e delle libertà si legge nell'ottica dei dati, cioè la protezione dei dati oggi non è un qualsiasi diritto fondamentale che entra in bilanciamento con altri diritti. Vorrei dire qualcosa di più, è il prisma attraverso il quale tu oggi leggi il costituzionalismo dei diritti e delle libertà. Ha una natura ontologicamente trasversale il diritto alla protezione dati, che ha un ancoraggio ovviamente europeo, articolo 8 della CEDU. E questo noi lo vediamo proprio nelle materie. Ieri al Senato il Presidente dell'Autorità ha presentato la sua relazione, e la relazione partiva da un assunto, e cioè che l'Autorità di Protezione dei Dati è diventata l'autorità della persona, non soltanto della persona digitale, ma della persona nella sua dignità, nella sua essenza. Ci occupiamo di soggetti in grave stato di vulnerabilità, dai detenuti ai malati oncologici, ai giovani stalkerizzati e quindi con la competenza cyberbullismo, donne vittime di revenge porn. Ovviamente il medium, la chiave di lettura sono i dati. E queste competenze ci hanno consentito di correggere profilazioni invasive, pedinamento digitale delle grandi piattaforme, micro-targeting nei confronti di soggetti non soltanto sui gusti commerciali, ma anche profilazioni di carattere politico, penso a Cambridge Analytica. È un'autorità quindi che nel corso del tempo ha assunto un ruolo di difensore, ad esempio, del diritto legittimo all'informazione, ma che non degeneri in una gogna mediatica, violando dignità e appunto riservatezza. E ovviamente temi del diritto all'oblio, dei diritti alla identità fisica, informazionale, reputazionale della rete. Ci confrontiamo oggi con una trasformazione digitale dell'economia che rischia di trasformarsi in una monetizzazione dei diritti e delle libertà, e opportunamente veniva ricordato il grande tema dell'intelligenza artificiale, che è la più grande scommessa che il nostro paese si trova davanti, perché con l'intelligenza artificiale si possono potenzialmente avere degli effetti molto discriminatori, amplificando direi le precompensioni e i pregiudizi invece di attenuarli e di ridurli. Su un altro grande campo, il tema del lavoro, capolarato digitale, stiamo ovviamente ci stiamo occupando di questo per evitare una deriva incontrollata della gig economy, anticipando delle soluzioni di governance proposte oggi dalle bozze di direttive dell'Unione Europea per il miglioramento delle condizioni di lavoro mediante la piattaforma digitale. Interveniamo sui diritti e sulle libertà, ad esempio monitorando la legittimità del ricorso a tecniche investigative o tecniche a misure della tutela della pubblica sicurezza, molto invasive. Penso a tutto il tema del riconoscimento facciale, che è una delle nostre più significative competenze, cioè più frequenti competenze, e ovviamente cercando sempre di trovare quel punto di equilibrio, quel punto di bilanciamento tra sicurezza e prevenzione dei reati.
E ovviamente tutto il tema anche qui degli algoritmi è diventato assolutamente essenziale. È stata ricordata la pandemia, non c'è bisogno di dire che questi due anni l'agenda dell'autorità è stata fortemente condizionata da tutte le questioni che sono arrivate sul nostro tavolo e anche qui con un faticosissimo, difficilissimo esercizio di equilibrio tra esigenze di sanità pubblica, quindi di tutela collettiva e di protezione dei dati, perché ovviamente la tecnologia in ambito sanitario ha un impatto molto forte trattandosi i dati sanitari e non solo, i dati più sensibili, i dati più delicati che riguardano la vita delle persone. Allora, non è un'esaustiva descrizione, sono soltanto, diciamo, dei flash del perché oggi questa autorità è un po' riduttivo chiamarla autorità della privacy, anzi io faccio da sempre, noi dell'autorità facciamo una proposta poi di cambiare il nome, privacy oggi significa ben poco, anche se dagli Stati Uniti con la questione dell'aborto è tutto privacy, quello, la sentenza Roe versus Wade, sicuramente non è un problema soltanto semantico, ma il diritto delle libertà, i nostri diritti, le nostre libertà oggi passano in larghissima parte dai dati. E quindi cosa sarebbe della nostra autodeterminazione, non soltanto sanitaria, ma direi procreativa ed esistenziale, se non si potesse garantire riservatezza su scelte essenziali della vita? Come garantire pluralismo politico, libertà in materia politica, se i contenuti della rete sono già, per così dire, preselezionati e modellati sul profilo dell'utente? E molto altro ancora. E in questo senso non sarebbe per noi, per l'autorità, una materia nuova, quella di difendere diritti e libertà. Chiudo soltanto questo breve intervento ricordando un altro profilo che è molto importante, ampiamente ricordato, il tema della indipendenza. Qualunque scelta il decisore politico si troverà a fare, la questione dell'indipendenza è una questione centrale. Indipendenza significa essere dotati di risorse, di mezzi, di strumenti, ma soprattutto avere la possibilità di esercitare questa indipendenza che non è semplice. Io in questi due anni di esperienza all'Autorità Garante mi sono resa conto che una cosa è insegnare cosa fa un'autorità indipendente, indipendente da chi? Ovviamente dal governo, dalle maggioranze politiche del momento, dalle contingenze politiche. Altra una cosa è insegnare cos'è l'indipendenza, altra cosa è esercitarla, specialmente in un momento così difficile, così delicato come quello che l'Italia, e non solo l'Italia, ha vissuto in questi due anni. Qualsiasi scelta farà il decisore politico, questo è un punto nevralgico, deve essere un'autorità che sia dotata effettivamente, non una cornice per allinearci a ciò che è stato fatto in tutti gli altri paesi del mondo, ma un'autorità veramente indipendente che possa veramente esercitare i suoi poteri. E quindi a nome anche dell'autorità garante, per quello che noi potremo fare, daremo comunque sempre il nostro contributo sulla base di ciò che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma speriamo presto, si potrà realizzare sotto questo profilo. Grazie a tutti. Molte grazie alla Presidente Ferroni, ci ha ricordato con grande efficacia come queste sfide rappresentate dall'umanesimo digitale, possiamo dire così, col titolo del rapporto che è stato presentato ieri. Lascerei qui alcune copie della relazione presentata ieri proprio qui al Senato per chi avesse piacere. Umanesimo digitale, grazie. Abbracciano l'integralità della persona, abbracciano tutte le categorie di persone. E concludiamo con l'intervento della dottoressa Marianna Lunardini, ricercatrice presso il CESPI, che ha coordinato questo dossier che è in distribuzione, un'analisi comparata delle
autorità indipendenti che sono realizzate in alcuni altri paesi. Ne approfitto anche per ringraziare tutto il gruppo dei diritti umani del CESPI col suo direttore Daniele Frigeri, che è qui, altri membri come il professor Bultrini, Enrico Di Robiland, l'avvocato Miraglia, e do volentieri la parola alla dottoressa Lunardini. Prego. Grazie mille, ringrazio la Commissione dei diritti umani del Senato e il presidente Giorgio Fede per la possibilità di questa discussione così interessante. Ringrazio anche tutti i relatori precedenti per la prospettiva nazionale e internazionale che sono riusciti a dare nel corso del seminario. Il mio intervento sarà basato un po' sul lavoro che con l'Osservatorio dei diritti umani abbiamo sviluppato negli ultimi anni, partendo proprio dai progetti di legge presentati e quindi aprendo una discussione che ha visto non solo esperti accademici, rappresentanti del terzo settore e anche ad esempio rappresentanti di ordine professionale, ma ha allargato un po' la prospettiva con numerose occasioni di dibattito proprio sull'importanza dell'istituzione di un'autorità nazionale per i diritti umani. Proprio partendo dal progetto di legge, all'interno del gruppo si è cercato di capire un po' meglio, in prospettiva europea, che cosa accade negli altri paesi. Quindi troverete per esempio nel rapporto alcune delle autorità nazionali per i diritti umani che sono state approfondite. Diciamo che nella prospettiva di rispettare i principi di Parigi, che sono stati numerose volte ricordati, diciamo che in questa prospettiva di rispettare i principi c'è però una discrezionalità dello Stato che permette appunto di istituire un'autorità che sia insomma conforme un po' alla storia dello Stato stesso e ai modelli a cui lo Stato è abituato. In questo senso si è infatti approfondita la Commissione per i diritti umani stabilita all'interno dell'ordinamento francese. È peculiare come prospettiva perché la Commissione per i diritti umani è uno dei pochi organi che in realtà è stato creato ancora prima dei principi dei Parigi e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Questo proprio per farvi capire come appunto ci sia una storia dello Stato stesso che porta poi a determinati modelli. All'interno dei principi di Parigi infatti ci sono più o meno quattro modelli: la Commissione, il Comitato, gli istituti di ricerca e gli Ombudsman. Fra questi quattro modelli appunto in Europa si sono visti applicati tutti e quattro in maniera abbastanza variegata. Per esempio la Spagna ha un Ombudsman per i diritti umani, la Germania ha un istituto di ricerca per i diritti umani, mentre invece la Francia ha una commissione consultiva e appunto veniva ricordato dal presidente della FRA nel Regno Unito e nell'esperienza irlandese ci sono appunto commissioni che invece hanno poteri differenti e poteri appunto di indagine che sono insomma diversi da quelli invece meramente consultivi, mi riferisco ad esempio francese. In questa varietà di opzioni appunto in Italia si è scelto una commissione e mi riferisco all'ultimo progetto di legge presentato. Anche qui comunque le possibilità di concretizzazione di questa istituzione sono molto varie. Se pensiamo all'esperienza francese, pensiamo a una commissione che ha solo poteri consultivi, quindi può esprimere solo pareri, può esprimere le proprie opinioni in merito a progetti di legge e presenta un organo di 64 membri, quindi insomma una commissione molto importante in cui più o meno metà delle persone sono decise dalle organizzazioni della società civile e l'altra metà invece viene espressa con procedimenti dalle autorità legislative. Da questo punto di vista la grande ampiezza si spiega proprio per il fatto che la Commissione ha poteri consultivi e che non ci sono quelli che vengono definiti cosiddetti poteri di indagine o poteri sanzionatori, quindi anche da questo punto di vista si vede non solo il fatto che ci sia uno staff abbastanza contenuto, pensiamo a più o meno circa 30 persone,
ma anche dal punto di vista della stessa attività. Infatti la Commissione è stata chiamata in molti casi a essere rapporteur per varie situazioni di, peculiari, quindi rapporteur nei casi di discriminazione, rapporteur nei casi riconnessi all'età d'urgence e in altre varie situazioni peculiari di discriminazione. No, questo è uno dei modi con cui si può concretizzare l'autorità. C'è anche per esempio la modalità irlandese e la modalità inglese, che sono peculiari all'esperienza del singolo Stato. È stato ricordato appunto dal direttore dell'Agenzia per i diritti fondamentali il fatto che proprio nel Regno Unito, proprio per la devolution, ci sia stata una creazione di organi subnazionali, tra cui appunto la Commissione nord-irlandese, la Commissione scozzese, e tutte quante facenti parte del network europeo, tutte quante con un rango di primo livello, quindi tutte quante categorizzate come autorità nazionali di livello A. Queste sono differenze che incidono poi sul tessuto sociale e da questo punto di vista incidono anche però sull'organo interno stesso. Infatti la commissione, per esempio, del Regno Unito è una commissione più contenuta nella composizione, sono quindi 12 membri, ma con uno staff di più o meno 193 persone. Questo perché la commissione del Regno Unito ha dei poteri di indagine molto importanti e proprio per espletare nel migliore dei modi questi poteri aggiuntivi, insomma, che comportano anche poteri di indagine in reclami individuali e quindi la possibilità di seguire dei casi specifici fino alla risoluzione della controversia, questo implica insomma un budget molto consistente che più o meno negli anni precedenti si è attestato a 17 milioni di sterline. Quindi ecco, insomma, sono modalità diverse con cui si può concretizzare quella che è la creazione di un'autorità nazionale per i diritti umani. Velocemente vorrei solo esplicitare che, per esempio, rimanendo sempre nel contesto di una commissione, quindi di un organo collegiale, c'è anche il caso della Commissione greca, che è un organo sempre rappresentativo della società civile, perché anche nella composizione l'organo è infatti composto da 32 persone, tutte quante individuate attraverso una selezione dalle varie associazioni, dai vari ordini professionali presenti all'interno dell'ordinamento greco. Diciamo che anche questa commissione, che pure è molto più contenuta nelle risorse finanziarie, espleta il suo ruolo di promozione e protezione dei diritti umani, e anche questa ha un rango A e pertanto, insomma, è perfettamente conforme ai principi di Parigi. Le autorità nazionali per i diritti umani, come spero di essere riuscita insomma a dare come spero di essere riuscita a spiegare, sono autorità insomma che possono essere differenti nella realizzazione, ma che hanno tutto un ruolo diciamo fondamentale nella protezione dei diritti umani a livello nazionale e permettono anche insomma a livello internazionale di continuare quel dialogo e quel ponte tra ordinamento nazionale e ordinamento internazionale. Uno dei ruoli principali, ad esempio, è appunto quello che anche la dottoressa Mowissen ha accennato, è il fatto che ci sia un ruolo molto importante dell'autorità nazionale nei confronti delle procedure espletate all'interno della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sicuramente, ecco, il tema della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è molto importante per quanto riguarda lo storico italiano e quindi l'esperienza italiana nei confronti dei ricorsi e delle sentenze emesse dalla Corte Europea. Vorrei solo qui accennare al fatto che in un'ottica di prevenzione, in un'ottica di promozione all'interno della società italiana, il ruolo dell'autorità nazionale è non solo in una fase già instaurata di processo, ma anche in una fase di prevenzione, quindi in una fase anticipata rispetto al momento del ricorso individuale. Quindi sia in una fase di prevenzione che in una fase di processo il ruolo delle autorità è ampiamente riconosciuto e valorizzato, ma anche in una fase successiva,
quindi una fase di esecuzione della sentenza, anche lì il ruolo dell'autorità è molto importante nel monitorare appunto che l'autorità nazionale realizzi poi quanto esplicitato dalla sentenza nello specifico. E sappiamo che anche qui l'Italia nell'esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo e quindi nel monitoraggio del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha più volte deficitato o è più volte stata richiamata in questo senso. Quindi mi permetto di concludere solo richiamando quanto è stato già esplicitato molto da vari relatori sulla l'importanza di una prevenzione, sull'importanza di un'autorità nel senso di una creazione, di una diffusione di una cultura dei diritti umani all'interno della società civile italiana e nella possibilità di un dialogo europeo e internazionale con gli altri network e con le autorità che promuovono i diritti umani a livello internazionale. Ringrazio anch'io il gruppo di ricerca dei diritti umani, diciamo per questioni di tempo non nomino singolarmente tutte le persone che ne fanno parte, però mi piacerebbe far riferimento al rapporto che so che è stato distribuito in commissione, lì potrete trovare insomma tutti i nominativi delle persone che hanno partecipato in questi ultimi anni al lavoro del gruppo, al lavoro dell'osservatorio. Quindi ringrazio molto e chiudo qui. Grazie alla dottoressa Lunardini, ci ha richiamato alcuni esempi molto importanti. Non vorrei che qualcuno, sentendo il budget dei 2 milioni di sterline del Regno Unito, si scoraggiasse appunto e usasse questo come argomento. Invece è un esempio significativo di quanto i diritti umani possono stare a cuore. E poi questo ruolo fondamentale di un altro soggetto che è rappresentato dalle organizzazioni non governative, senza le quali la difesa dei diritti umani in Italia e nel mondo sarebbe impensabile e che proprio nell'autorità possono trovare un momento di interlocuzione fondamentale. Abbiamo qualche momento per la discussione, io ne approfitterei per dare la parola, se lo desidera, al sottosegretario della Vedova che poi ci deve lasciare, ringraziandolo non solo per la presenza questa mattina ma anche per l'impegno che ha dimostrato su questa vicenda così fondamentale. Noi davvero nel salutarlo ci auguriamo che il suo impegno possa avere buon esito, tutti sperano che il Parlamento possa fare la sua parte, ma se dovessero esserci delle difficoltà contiamo che il Governo possa trovare la strada per realizzare questa autorità. Prego. Grazie mille. Grazie mille al professor Michele Nicoletti, grazie al presidente Fede, io credo che sia stato fin qui e continuerà ad essere una discussione molto seria e anche molto proficua di spunti, anche le ultime considerazioni di Marianna Lunardini che ci ha fatto un po' di benchmark sulle modalità con cui questo impegno è stato adempiuto. Voglio dire a Ginevra Feroni che sottoscrivo il punto che lei ha fatto, cioè che il mondo digitale è diventato, la realtà digitale è diventato un elemento cruciale per la promozione e la difesa dei diritti e delle libertà, e su questo il governo nell'ambito del semestre di presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che si è conclusa a Torino a maggio, semestre di presidenza dell'Italia, abbiamo lavorato per portare sempre più in alto nell'agenda delle priorità di chi si occupa di diritti umani l'intelligenza artificiale con tutte le conseguenze che lei ha richiamato. Voglio ringraziare Matteo Mecacci sia per l'intervento di oggi, per il parere che l'ODIR ha presentato e tutte le altre persone che sono intervenute. Ovviamente
la parola definitiva la dirà il Parlamento. Io voglio solo dire che sul piano del governo c'è la massima disponibilità per quel che possiamo fare, aiutare, poi vedremo, come dicevo all'inizio, di capire se l'attività del Parlamento riprende su questo punto o se intervenire con un altro strumento. Ovviamente alla fine ci vuole un voto del Parlamento e così sarà. Un'ultima considerazione, non da esponente di governo, ma da persona che è cresciuta politicamente, imparando quanto sia fondamentale per dei democratici, per chi crede uno Stato di diritto, l'attenzione ai diritti e ai diritti umani, e quanto i diritti umani, per essere il fondamento della vita democratica e della libertà come sono, debbano essere in qualche modo esigibili, e quindi quanto sia fondamentale che le istituzioni prevedano ai vari livelli, da quello giudiziario, la Commissione indipendente sui diritti umani non è un livello giudiziario, questo deve essere chiaro, non deve avere un livello precedente casomai di rimozione di situazioni prima che finiscano in via giudiziaria alle corti nazionali o, come dicevo prima, internazionali, ma di quanto questo sia fondamentale. È davvero che è fondamentale porsi l'obiettivo, forse siamo già in ritardo, dobbiamo correre, di indagare lo spazio digitale su questo, anche perché quello che noi vediamo, e chiudo su questo, è che mentre noi stiamo ancora a discutere in Italia, per fortuna che c'è Malta, se non sbaglio, che è l'altro paese, ma prima o poi sono convinto che anche con la spinta che arriverà dalla Presidente del Parlamento europeo, Malta supererà questo salterà questo ostacolo e rimarremo da soli, pur essendo un paese che non merita questo stigma, perché abbiamo tanti problemi, ma sono state citate l'autorità per le persone private della libertà personale, quello che fa l'autorità garante per i dati personali, non siamo un paese che merita questo stigma sui diritti umani. Sono io il primo a sapere che dobbiamo stare sulla frontiera, andare avanti, alcune cose sono state, però non meritiamo lo stigma che ci viene come unico paese europeo, che ci viene da questa inadempienza che ci portiamo avanti. Qualcuno, Mecacci mi sembra richiamasse anche l'attenzione che dobbiamo porre ai diritti umani dentro l'Europa, in generale e soprattutto in alcuni paesi, ma dicevo, quello che vediamo per esempio sull'utilizzo delle nuove tecnologie in alcuni paesi che non sono propriamente propensi a valorizzare i diritti umani e le libertà individuali è un monito su quello che può accadere ed è un avvertimento su quanto rimanere indietro su questi temi potrebbe poi procurare alla fine dei guasti alla sfera della libertà di ciascuno di noi. Siccome la nostra scommessa è di essere forti, di crescere economicamente attraverso la libertà e non reprimendo la libertà, dobbiamo valorizzare quello che sappiamo fare, cioè noi europei, noi crescere garantendo le libertà delle persone, perché l'altro sistema non lo conosciamo ed è bene che non cominciamo a praticarlo, e i diritti umani sono fondamento di questo. Grazie. Grazie ancora al sottosegretario Della Vedova. Chiedo se vi è qualcuno che intende intervenire a partire dai rappresentanti della Commissione, mi pare di no, altrimenti c'è il professor Bultrini
chiederei di essere brevi negli interventi perché poi dobbiamo avviarci alla conclusione. Prego, professor Bultrini dell'Università di Firenze. Grazie, sarò brevissimo, sono molto onorato di poter intervenire in questa sede, lietissimo di rivedere la mia collega professoressa Cerina Feroni in un contesto molto diverso da quello universitario a cui siamo abituati. E io vorrei solo proporre una riflessione generale sulla questione del rapporto fra autorità di settore, chiamiamole così, e l'istituenda Commissione Nazionale Indipendente. Trasformare un'autorità di settore in appunto un organo con un mandato generale comporterebbe un notevole ampliamento del mandato e un notevole potenziamento dei mezzi per potersi occupare delle tante situazioni importanti di cui dovrebbe occuparsi l'istituenda Commissione Nazionale Indipendente. Faccio due esempi banali che sfuggono alle sfere di competenza delle autorità di settori esistenti. Pensate alle tante problematiche che hanno posto le misure restrittive per combattere la pandemia, ad esempio, oppure l'esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a cui faceva riferimento anche la dottoressa Lunardini, alcune delle quali cominciano a riguardare la protezione dei dati, ma molte delle quali riguardano settori diversissimi. Allora il mio timore, e vengo al punto, è che l'autorità di settore trasformata in Commissione Nazionale Indipendente finisca o col trascurare un po' il proprio mandato di settore importantissimo, come giustamente ricordava a proposito della protezione dei dati, oppure non riuscire a svolgere in modo soddisfacente il mandato che deve avere l'istituenda Commissione Nazionale Indipendente. Se mi passate la metafora, noi abbiamo bisogno del cardiologo che faccia bene il cardiologo e abbiamo bisogno anche del medico generalista che svolga quel lavoro di indirizzo generale, eccetera, che gli è proprio. Abbiamo bisogno di entrambi. Grazie. Grazie, professor Bultrini. Prego. Buongiorno, sono Ferdinando Laiolo. Io volevo tornare indietro a quello che era stato detto all'inizio dal sottosegretario della Vedova quando ha parlato della legge di delegazione europea, perché mi sembra di capire che l'ancoraggio all'iniziativa governativa sia la revisione delle condizioni alle quali devono sottostare gli equality bodies, tra cui ricordiamo c'è l'UNAR. Mi risulta però difficile capire lo spessore o la lungimiranza di un'iniziativa del genere, perché gli equality bodies provengono dalla legislazione comunitaria in materia antidiscriminatoria e solo da quella, non da altro, e soprattutto sono dei soggetti che non hanno tra le esigenze di esistenza l'indipendenza, no? Quindi rischierebbe la nuova autorità di accavallarsi in tutto in parte con quella già esistente come l'UNAR. Allora mi chiedo se non ci sono delle basi giuridiche extranazionali più forti e più generali, più generaliste, che potrebbero supportare meglio l'iniziativa del governo. E l'esempio che mi viene in mente quella che viene chiamata la rule of law conditionality, perché il regolamento 2092 del 2020, ancora a febbraio, ha dimostrato la sua forza e la sua robustezza, no? La Corte di Giustizia ha difeso il regolamento dall'attacco della Polonia e dell'Ungheria che avevano agito contro il Parlamento Europeo e del Consiglio per attaccare la validità del regolamento, e il regolamento è rimasto in piedi. Ora, la rule of law conditionality è estremamente importante soprattutto nel contesto attuale, perché fa dipendere, subordina la concessione di finanziamenti comunitari al rispetto della rule of law e dei diritti fondamentali da parte degli stati membri. Quindi potrebbe essere una base più forte che potrebbe resistere meglio agli attacchi di soggetti
che potrebbero andare contro, che hanno interessi opposti con me, quelli che si vedono negli emendamenti che vengono presentati. Io ho provato un po' a rappresentare questo argomento a maggio su un intervento che avevo proposto e pubblicato con Federalismi. E l'altra base giuridica a cui forse si potrebbe fare riferimento sempre in questa ottica potrebbe essere di nuovo un documento di policy della Commissione Europea, che anche a breve vorrebbe rivedere gli strumenti e i meccanismi con i quali la Carta dei diritti fondamentali può essere implementata a livello nazionale. Grazie. Molte grazie a lei. Prego. Grazie, e io sono la presidente dell'associazione Tripla Difesa Onlus e noi siamo accreditati in ECOSOC alle Nazioni Unite e volevo dire che la mancanza di questa commissione è un danno molto grosso per noi associazioni, perché ancora in Italia non viene conosciuto molto bene le carte internazionali varie, quindi noi quando siamo privi di tutela e contattiamo New York o Ginevra, ci dicono appunto di contattare il garante dei diritti umani, e in Italia il garante dei diritti umani ancora non c'è, e quindi anche la nostra funzione è ben poco definita e ben poco conosciuta da tutte le istituzioni italiane e quant'altro. Ecco, questo è il mio parere e la ringrazio per lo spazio. Grazie a lei per l'intervento e per aver sollevato questo punto centrale. Se non c'è nessun altro, prego. Io ho solo una questione diciamo formale. Se per caso, sono Maria Laura Franciosi, scrivo per Ossigeno l'informazione, quando speriamo presto si creerà questa istituzione nazionale per i diritti umani, poi non ci saranno tutta una serie di istituzioni a livello regionale che rischiano appunto di frammentare poi il lavoro dell'istituzione nazionale. Grazie. Grazie a lei. Prego. Sì, molto brevemente. Sono Gianni Palumbo e sono presidente di un'associazione che si occupa di diritti umani e del pregiudizio. E del pregiudizio facciamo da 5 anni una campagna per andare oltre i pregiudizi, ma per superarli. Parlo perché io ho avuto responsabilità fino a qualche anno addietro nel forum del terzo settore a livello nazionale e anche come responsabile regionale. Quello che non è chiaro è che c'è un ruolo che l'associazionismo deve avere, perché sono i garanti del rispetto dei diritti umani, sono quelli che li sollevano e quelli che li fanno. Mettere tutto quanto nelle mani soltanto di una esperienza istituzionale particolarmente importante come questa di cui si sta parlando oggi è molto importante, ma io credo che per questo mondo, per l'associazionismo, c'è la rappresentanza, c'è il codice del terzo settore che è stato approvato da pochissimo, che ne facciano, che siano interlocutori. Io non voglio dire altro perché poi aspetti giuridici non li voglio sottolineare, però che siano interlocutori fondamentali per poter sostenere il rispetto dei diritti umani e quindi fondamentale nel rapporto con la neonata, spero, commissione. Grazie. Grazie a lei. Bene, allora penso che possiamo un ultimo intervento, prego. Mi sente? Mi sentite?
Sì, allora io volevo semplicemente fare un commento molto breve su quello che stiamo riscontrando come difficoltà. Innanzitutto mi presento, Luca San Paolo, volontario presso le Nazioni Unite, collaboro con diverse ONG in Italia, tra cui la tripla difesa Ollus che è qua, ma quello che ho notato è la difficoltà che hanno le religioni nelle regioni italiane, chiedo scusa, di istituire dei comitati a favore delle cooperazioni e dei diritti umani internazionali. Non c'è attualmente una regolamentazione e le regioni sono ancora totalmente nel caos, per cui credo che sia opportuno istituire un'azione fondamentale di sviluppo di una regolamentazione che aiuti le regioni a capire come cooperare all'interno delle varie associazioni del terzo settore e aiutare proprio a regolarizzare questa autorità nazionale. Grazie. Grazie a lei. Bene, allora possiamo concludere prima di dare la parola al Presidente Fede per le conclusioni istituzionali. Volevo cercare di raccogliere alcuni elementi che sono emersi anche da questo dibattito, che è stato breve ma che ha sottolineato alcuni punti molto importanti. Il primo elemento è questo tema così importante del diritto internazionale. Non è solo una esigenza di armonizzazione a un quadro internazionale o a un impegno internazionale che ci spinge ad auspicare la creazione di una commissione indipendente, ma è la natura stessa dei diritti umani che vuole in qualche modo sottrarre la disponibilità di questi diritti al solo legislatore nazionale o tanto più a una maggioranza politica. Per questo è stato ribadito da più parti questa importanza della trasversalità del tema e della indipendenza di questi organismi. I diritti umani non sono materia di uno Stato, non sono materia di una maggioranza politica e nel nostro Paese ci sono stati dei momenti significativi in cui questa consapevolezza è emersa. Mi piace ricordare che uno degli strumenti a livello internazionale principale per la difesa dei diritti delle donne, come la Convenzione di Istanbul, è stata approvata dal nostro Parlamento all'unanimità, quindi nella storia del nostro Paese ci sono stati momenti in cui questa consapevolezza che la difesa dei diritti umani è impegno di tutti e non solo di una parte e si può avere attraverso una più piena integrazione a livello internazionale è emerso. Il secondo elemento che vorrei sottolineare è questo tema della creazione di un sistema. Giustamente nel dibattito sono emersi alcune preoccupazioni che il ruolo delle NGO non venga in qualche modo diminuito o il problema del raccordo con le regioni o l'evitare la creazione di doppioni o di appunto una frammentazione del sistema. Al contrario, quello che si intende fare è la creazione di un sistema razionale e comprensivo per la tutela e la promozione dei diritti umani, sia a livello nazionale che a livello regionale e locale. Dentro questo ci sta una pluralità di attori, che sono le istituzioni, quindi il governo per la sua parte, gli organismi indipendenti, il Parlamento con le sue commissioni che sono qui, di cui siamo qui ospiti e che in tutti questi anni, potremmo dire di latenza, la Commissione diritti umani del Senato è stato uno dei punti di riferimento fondamentali, ma certamente anche le associazioni della società civile che, pensiamo solo alla situazione drammatica della pandemia, se non vi fossero state loro a fungere da vere e proprie antenne rispetto alla violazione dei diritti umani e rispetto anche all'intervento, perché poi le associazioni sono non solo quelle che captano i bisogni, ma che spesso intervengono anche per offrire assistenza laddove questa è necessario. Ecco, questo elemento di sistema è importante e mi ha fatto molto piacere che questa mattina ci fosse la presenza del Garante per la protezione dei dati personali a significare questo sforzo di
armonizzazione dell'intero settore. L'ultimo punto è quello che riguarda il che fare, che è emerso con grande chiarezza. C'è un'iniziativa parlamentare che a nostro parere va sostenuta con forza. Io di nuovo ringrazio qui il Presidente Fede che ha preso a cuore, diciamo, questa iniziativa e che spero che possa anche nelle prossime settimane svolgere un ruolo importante. C'è un ruolo del governo che, come abbiamo sentito, è in prima fila per fare questo, e vorrei chiarire sul punto, e ringrazio, diciamo, anche per quella, l'integrazione, potremmo dire, sulla base giuridica. Ecco, da quanto ho capito il sottosegretario Della Vedova non intendeva dire che la base giuridica dell'istituzione della commissione indipendente è la direttiva europea sugli equality bodies, ma questa, diciamo, è l'occasione che darebbe modo al governo di poter intervenire in materia. Certamente la base giuridica, come abbiamo sentito nel corso della mattinata, è molto più ampia e non è certamente riconducibile solo alla direttiva europea, però c'è bisogno in qualche modo di anche un riferimento che possa legittimare un intervento di questo genere. E questo impegno corale, quindi, io spero che davvero possa superare questo paradosso della situazione italiana, perché gli osservatori, i nostri colleghi internazionali, ogni volta che partecipano a questi incontri sentono il massimo impegno da parte del Parlamento, del Governo, della Presidenza della Repubblica, delle università, e non capiscono dove sia allora il problema di fronte a tanta coralità. E quindi noi ci auguriamo che questa profonda condivisione, che a nostro modo di vedere è una condivisione appunto profonda e non semplicemente di maniera, possa tradursi quanto prima in una istituzione di una commissione indipendente. Ringrazio tutti voi che avete partecipato, ringrazio i relatori e di nuovo il CESPI, e ringrazio ancora il Presidente Fede, a cui do la parola per la conclusione di questa mattinata. Grazie, grazie a lei, professor Nicoletti, è stato prezioso sia nella partecipazione, nell'organizzazione di questo evento, che veramente mi lascia piacevolmente soddisfatto della conduzione, e anche per avermi dato questa mano in questa conduzione, diciamo, bipolare, nel senso che fra l'interno e l'esterno, fra il collegamento online ed in presenza. Io innanzitutto nel salutare tutti quanti, ringrazio davvero tutti quelli che hanno partecipato a vario titolo, le istituzioni parlamentari, il governo, gli organismi internazionali. Lei diceva prima, e lo ribadiamo, insomma, 30 anni di tempo di attesa per concludere un provvedimento così importante sono una data probabilmente non accettabile, insomma, no? Non è neanche conciliabile con quell'auspicio di democrazia così ampia a cui lei faceva riferimento, ma che poi ci deve portare alla capacità di sintesi che finora l'Italia non ha trovato. Quindi questo è il punto di fatto, insomma, e di questo dobbiamo essere consapevoli. Qual è l'auspicio che mi sento di dare e di esprimere a conclusione di questa giornata, e anche partendo dalle parole del sottosegretario Della Vedova che ci ha lasciato e che saluto a posteriori, chiaramente da remoto? Chiaramente l'emendamento, oramai la via, l'abbiamo detto, in questo momento, in questa fase, è appunto questa proposta di emendamento trasformata in ordine del giorno per la legge di reazione europea. Ma chiaramente non deve essere un meccanismo imposto, ma dobbiamo sempre auspicare la convergenza e il coinvolgimento di tutte le sensibilità, di tutte le forze politiche, perché abbiamo visto che sul tavolo ci sono forse anche troppe proposte, insomma, no? Quindi la capacità ed il dovere e l'obbligo è quello di trovare la sintesi in queste proposte. Mi auguro che avvenga nella legge di reazione europea, è l'ultimo strumento che abbiamo in questa legislatura, altrimenti superiamo anche il 30° anniversario, e credo che sia un lavoro da fare chiaramente non facile, e non solo con il passaggio in aula, ma appunto con un funzionamento che possa garantire un'attività e un'istituzione indipendente che possa operare e dare spazio
a tutte le tante realtà e sensibilità che oggi hanno partecipato e che io ringrazio. Anzi, in questa logica proprio di cercare un percorso in questo sprint finale per questo obiettivo, per non rimanere ultimi in Europa. Mi auguro che ci possa essere un coinvolgimento totale. Io stesso, come Presidente, con la mia Commissione, mi rendo disponibile per coinvolgere tutte le istituzioni che in Italia appunto si occupano a vario titolo di diritti umani, anche quelle della società civile, per poter dare questo contributo, sperando che si concluda in maniera positiva. E con questo auspicio io penso che ci dobbiamo lasciare, ci salutiamo, e penso che solamente così, se avremo un coinvolgimento totale, avremo un'autorità indipendente davvero e riusciremo a fare un buon lavoro, quindi con maggiore credibilità e con maggiore forza e autorevolezza. Per questo io vi saluto e vi ringrazio e vi lascio con questo auspicio e con questa disponibilità. Quindi metterci al tavolo, se serve, in questa fase finale della legislatura per poter favorire questo percorso attraverso la legge di relazione europea. Quindi con detto questo vi do un abbraccio a tutti quanti, un grosso ringraziamento per l'impegno che state portando avanti ciascuno di noi in ogni istituzione, e un buon lavoro e una disposizione da parte di tutti. Grazie a tutti, grazie a lei professore e a tutti i relatori.